dottore, Demi, ma le era andato al cervello, capisci Demi? Non voleva che nessun dottore la visitava. Stava sempre a gridare e anche parlava con la radio. Mi avresti dovuto avvertire immediatamente. Capisci Demi, gli ospedali normali non la prendevano mai in quello stato. Le abbiamo fatto morfina e portata qui, finché la gamba non le guarisce. Poi la portiamo subito via, Demi. 2-3 mesi sarà fuori, come nuova. Dottoressa Shelby, radiologia, prego. Senta? Sì? Vogliamo vedere la signora Carassi. Ha permesso? Sì. Ha parenti? Sì, io sono il fratello e lui il figlio. Un momento solo. Sai, è buffo. Se non faceva il prete, eri famoso psichiatra pieno di soldi. E tua madre abiteva una bella casa, non in questo. Entra tu, Demi. Io ti aspetto qui fuori. Il letto della signora Caras è l'ultimo a sinistra. Là. Grazie. Confessami. Devo dire tutto. Ava, di buona. Mi dispiace, è molto malata. Hai fatto questa pandemia? Perché? Non aver paura, io ti porterò via di qui, mamma. Mamma, io ti porterò a casa. Deve mamma, non piangere, vedrai questa sera. Denise, ti porto a casa. Figlia, non vedrai, andrà tutto bene, mamma. Mamma, se si mette lì. Mamma, figlia, io ti porto a casa. Figlie. Non potevi metterla in un altro posto. E dove? In una clinica privata? E chi è che la pagava, Demi? Tu? Thank you.